Ma che cosa succede se ricevo 100.000 email? Oh mio Dio! Ma che cosa ho fatto? Primo in tendenze? Buongiorno, vorrei candidarmi come fallito. Ecco le mie ore su Genshin Impact. È ora di scoprirlo. È tutto iniziato qualche settimana fa proprio davanti a questo schermo. Stavamo scorrendo la nostra posta elettronica quando a un certo punto si impalla tutto. Questa cosa genera il panico generale. Eravamo sconvolti, non sapevamo che fare. E quando pensavamo che fosse tutto perduto, si risolve tutto da sé. A quanto pare c'erano state inviate 5 mail contemporaneamente. Poteva esserci stato un calo di linea, il browser che smette di funzionare o una semplice paralisi cerebrale. Ma tutto ciò che ho pensato è stato... E se lo facessimo fare 100.000 volte? Usiamo le mail tutti i giorni, ci servono per fare un sacco di cose noiose e se ci pensate alla fine sono uno dei mezzi di comunicazione più obsoleto che abbiamo ancora. La prima email della storia è stata inviata nel 1971 e recitava qualcosa del tipo QWERTY OOP. No, non è stata inviata da un gatto che accidentalmente si trovava sulla tastiera e gli hanno sparato. Cos'è che c'è ancora oggi che è stato inventato nel 1970? Su dai! Qualunque cosa sia, probabilmente è già stata sostituita dall'applicazione orologio. E sicuramente anche voi vi ritroverete ad utilizzare le email così raramente che sono intasate da qualche richiesta di un re nigeriano che vi deve inviare lingotti d'oro, pubblicità del vostro supermercato preferito o l'ennesima convocazione dall'arma dei carabinieri per aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Tanto non ci vengo. Ora voi sapete quanto siamo propensi a questi esperimenti. Abbiamo fatto scrivere 20.000 persone su un documento Word, valutato oltre 900 PowerPoint. Quindi cosa mai potrebbe andare storto? Col senno di poi potevo pensarci un minutino in più. Ma per attuare questa cosa dovevo sviluppare un piano e per farlo avevo bisogno di lui. Quando quella cretina di sedia mi ha proposto questa idea, avevo una voce nella testa che diceva: è l'idea più stupida che io abbia mai sentito. E l'altra che faceva: secondo Quora, per occupare tutto lo spazio di un nuovo account Google ci vogliono 78 milioni di email. Ma non era quello che mi preoccupava. Era una cosa incredibilmente rischiosa e dalla sicurezza praticamente nulla. Non potevamo mica creare un'email, spararla su tutti i nostri social e sperare per il meglio. Abbiamo fatto esattamente così. Così abbiamo creato un contenuto e abbiamo chiesto di inviare a questo indirizzo una candidatura per un lavoro, un qualsiasi lavoro. Del resto, perché cosa volevate utilizzare le email se non per un qualcosa di noioso come lavorare? Lo abbiamo postato su Instagram, su TikTok, su Discord, qui su YouTube. Insomma, quello che ci aspettavamo per questo video era più o meno la solita partecipazione. Qualche momento haha e un grande senso di sconforto nel rispondere alla domanda: che cosa succede se ricevo una tonnellata di mail? Probabilmente se avessimo avuto un veggente con il porto d'armi le cose sarebbero state più facili. Ma quello che è successo dopo era ben oltre quello che potevamo prevedere. Perciò preparatevi ed iscrivetevi al canale, perché è ora di raccontarvi come in soli 6 giorni sono successe cose che non avremmo mai immaginato. Erano le 4 del pomeriggio al momento del lancio. Con il contenuto e le grafiche pronte è bastato premere su un pulsante per condividere tutto su 200 piattaforme diverse. Sembrava come se stessimo attuando un attacco nucleare su larga scala, ma senza la parte divertente. E nella prima ora andò tutto liscio come l'olio. Cominciarono ad arrivare le prime email, le prime candidature per lavori assurdi come il bidello. Tutto molto divertente. Finché non arrivò la 298esima mail. E poi nessun'altra. Non sapevamo che cosa stesse succedendo. Continuavamo a premere il pulsante di aggiornamento senza alcun risultato. Non è che sapessimo fare molto più di questo. Ricarica la pagina, rilogga nell'email. Ed è lì che sono cominciati ad arrivare i primi messaggi. Non funziona! Non va! Sedia! Risolvi! Santo Dio, per un momento ho capito che cosa volesse dire fare l'operatore di un call center. Io non lavoro in Google, non so come si aggiustano queste cose. Ho cominciato a cercare soluzioni, chiamato gente, mi sono messo anche a fare una preghiera per Padre Pio. Quando dopo mezz'ora si risolve tutto da solo. Niente più messaggi, niente più stress. Sembrava come se fossi morto finalmente. Ma poi guardo e ci sono 18.000 email. Che cosa è stato? Perché abbiamo ricevuto tutte queste email? Com'è possibile? In cerca della risposta guardiamo le visualizzazioni dello short e... Oltre 100.000 visualizzazioni in pochissime ore? Non era neanche fine giornata, che cosa poteva succedere? Non ci aspettavamo questo risultato e ora dovevamo affrontare un altro grosso problema. E questo problema era Super Mario.
Ma senti, a cosa c'entra Super Mario con questo esperimento? Tutto ha a che fare con questo esperimento, maledizione. Il giorno dopo il lancio il creatore è stato invitato a vedere il film di Super Mario. Bello, direte, finalmente il creatore ha degli amici. Sì, tutto bellissimo, il problema è che è stato invitato... da Pondo a Ravenna. Io non posso controllare la mail senza di lui, quindi prevedendo la possibilità di un altro possibile crash o di qualsiasi altro evento catastrofico di sorta, il creatore ha visto bene di portarsi un computer. Però si è dimenticato di scrivere la password del nuovo account Google. Avendo paura che qualcuno facesse Mr. Robot, la password creata per questa stupida idea non era semplice da ricordare, anzi un vero e proprio casino. E come se non bastasse, lo short era andato primo in tendenze? Cosa? Com'è possibile? Che vuol dire? Uno short fatto in mezz'ora primo in tendenze? Perché faccio così schifo da far finire uno short primo in tendenze e non un video per il quale ci mettiamo un mese di lavoro? Vi prego, condividete questo video così almeno sono stati i due giorni più lunghi della storia di questo canale. Dopo un viaggio infinito, alla fine del quarto giorno, il creatore è rientrato. Finalmente potevo sapere l'esito di ciò che erano stati due giorni con uno short primo in tendenza, la possibilità che potesse andare tutto a farsi benedire e che non avremmo mai risposto alla domanda che ha fatto nascere questo esperimento. Era tutto a posto. Scommetto che siete curiosi di sapere quante email sono arrivate. Ne sono arrivate 44.125. 44.000 email! Come faccio a leggere 44.000 email? Facendo un po' di matematica, se avessi provato a leggere 44.000 email mettendoci circa 15 secondi per ognuna, sarei dovuta rimanere attaccata allo schermo per oltre 183 ore. Sono circa 7 giorni se non sapete fare le operazioni in colonna. Ne ho lette solo 5.000, e per lette intendo che le ho fatte leggere al creatore. In primis volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno iscritto a servizi online davvero poco simpatici, come Ganti, Hentai Heroes, Chatbait e Wattpad. Solo una cosa, la prossima volta cercate di non usare il vostro vero nome durante la registrazione. È imbarazzante. Soprattutto per Roblox. In 44.000 email poi non potevano mancare tutti coloro che mi hanno scritto solo per chiedergli di salutarli. No, scordatevelo. E inoltre vorrei puntualizzare che per questioni di sicurezza non vi risponderò mai con quella email e che non ho cliccato su nessun link o allegato che mi avete inviato. Quindi mi dispiace per tutti coloro che hanno provato a ricrollarmi, ma il link appare visibile, quindi peggio per voi. E infine, prima di leggere le altre email, ho dovuto fare una scelta drastica. Nello short ho nominato il memino di Shrek. Ora, voi lo sapete quanto lo ami. Tuttavia, probabilmente per attirare la mia attenzione, sapevo che questo meme sarebbe stato ripetuto un numero spropositato di volte. Esattamente proprio come succede per qualsiasi altro meme su TikTok. Quindi ho dovuto filtrare tutte. Tutte, ma proprio tutte le email che contenevano al loro interno la parola Shrek, non leggendo nessuna di queste. E con mia grande sorpresa, erano oltre 10.000. Ma che cazzo! Questo ha creato però qualcosa che mi ha fatto molto ridere, perché io ho filtrato tutte queste email. Purtroppo però non ho potuto filtrare tutte le volte in cui è stato scritto male. Shrek, Shrek, Shrer, Shrek, 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 Shrek. A questo punto non restava che scoprire cos'altro rimanesse in quelle 30.000 mail. E fatevelo dire, non mi avete per niente deluso. Ciao, mi chiamo Damiano e vorrei lavorare con lei come soffiatore di minestrine. 10 su 10, un lavoro incredibile. Assunto. Buongiorno, sono Alessandra e sono qui per proporre la mia candidatura come lucidatrice di arance. Un qualcosa per la vita di tutti i giorni, che dire, assunta. Ciao, io sono Tommaso e vorrei fare il creatore costruttore. Davvero un lavoro nobile, sicuramente. Ciao, io sono Tommaso e vorrei fare il creatore costruttore. Ti ringrazio, ma avevo capito. Ciao, io sono Tommaso e vorrei fare il creatore costruttore. Non serviva mandare l'email. Ciao. Ciao, io sono Tommaso e vorrei... Capito, va bene! Per la cronaca l'ha inviata 7 volte. So il tuo indirizzo di casa. Sicuramente, ne sono certo. Salve, ho letto il vostro annuncio per la distruzione di Bari. No, non so che annuncio hai letto, ma io stavo parlando di un'altra città. Gentile signore e signora, mi sto candidando per la posizione di esperto in pescheria per la vostra attività. Negli ultimi anni ho lavorato con il celebre chef Cannavacciuola. Con allegata foto incredibile. Non ci posso credere, persino un sito web allegato. Sedia, questo potrebbe essere un buon momento per chiedere di iscriversi al tuo canale. Beh, l'avete sentito? Iscrivetevi, maledizione. Mi candido a leccare i piedi. Emoji che ride, emoji che ride, emoji che ride, emoji che ride. Se vuoi il mio numero per parlare un pochino. No, ma non puoi inviare il tuo numero a uno sconosciuto. Ciao, sedia, voglio morire.
io non sai quanto. E il tuo nome è vero. Questa è la seconda email. Sono un avvocato per frutti esotici. Questo è uno dei più belli, devo dire. Ma mai quanto. Sono Alex e mi candido per diventare un panettiere da gaming. Ma che razza di lavoro è? Lo voglio. E poi c'è Giacomino che ha deciso di fare un esperimento nel mio esperimento. Con chissà quanti caratteri si possono mettere nell'oggetto dell'email. Seguito dal quasi intero discorso del senatore Armstrong. Per poi finire con... Ok, sono tipo 60 caratteri. Arrivederci. Io non so chi tu sia, ma ha appena liccato il vero nome del creatore e l'indirizzo di casa sua. Io chiamo la polizia. Ciao, mi chiamo Matteo e vorrei fare lo youtuber. Matteo, lascia perdere, credi a me. Bella bro, come stai? Dai, Roma, dai. TikTok vi sta f***ando il cervello. Mi vorrei candidare per odiare la gente. Sedi a due gambe, accettami il lavoro. Ma che cazzo? Mi candido come candidato. Desidero candidarmi come scala antincendio. Ma puoi mettere tutta la mail nell'oggetto, Dio santo. Venditore abusivo di braccialetti. Tester di frigoriferi. Mi saluti? Ciao, scusa il ritardo. Sono Teo. E finalmente posso rispondere alla domanda: che cosa succede se mobilito un'intera community pronta a tutto per il meme e mi faccio inviare una tonnellata di email? Beh, ve lo dico io che succede. Che avete reso una sedia incredibilmente fiera. Ah, e inoltre sono giorni che non ricevo più email.